Perché l'80% dei traders è in perdita? Affrontiamo questo argomento che, come detto, sono certo che anche a voi a casa può interessare. Ovviamente non vi stiamo dando dei perdenti, tra virgolette, non è rivolto a nessuno in particolare, ma evidentemente ha dei numeri che in qualche modo vengono fuori quando si tratta di approcciarsi su una dinamica come può essere il trading online, che come sapete, complice il lockdown, ha registrato in importanti dinamiche al rialzo, cioè sempre più persone, vuoi per curiosità, vuoi per interesse, vuoi perché magari hanno individuato nel trading online come una possibile fonte di guadagno. Insomma, c'è stato un forte rialzo di iscrizioni a questo particolare settore con grande curiosità a riguardo. Cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando e di approfondire l'argomento, come vedete anche dalla homepage su cui mi sono collocato con i ragazzi di OggiTrading.it, OnlyGainTrading.it, in particolare con Matteo Talarico, che abbiamo già avuto diverse volte qui in nostra compagnia, che ritroviamo. Ciao Matteo! Ciao Giacomo, grazie ancora per l'invito a te e a tutte le fonti TV. Allora, ripartiamo proprio, cerchiamo un po' di snocciolare e di arrivarci per gradi, insomma, su questo titolo, diciamo che abbiamo in qualche modo concordato e che effettivamente è anche abbastanza forte, cioè l'80% dei trader in perdita vuol dire che, peraltro mi posso ricollegare anche a diversi messaggi che in passato ci sono arrivati. C'era stato anche quasi una dinamica di dibattito in chat in cui c'era chi spiegava, ragazzi, il trading non è così semplice, non è così immediato, bisogna spenderci del tempo, bisogna spenderci della formazione, bisogna starci dietro parecchio, quasi si diceva non hai un rischi di non avere una vita per riuscire a mantenerti con il trading, altrimenti insomma è facile incappare in diverse situazioni, diciamo così, che possono spiazzare il trader e metterlo sulla strada sbagliata. Facciamo come appare anche spesso su internet, Matteo, individuiamo, non so, 5, 10, 3 errori di tipo comune in cui si può imbattere l'investitore, l'operatore. Allora, sì, intanto il titolo che abbiamo dato a questa puntata si rifà un attimo a quello che leggiamo sempre quando andiamo ad aprire un conto con i classici broker, no? Con i classici intermediari che ci fanno Perfetto. operare sui mercati, con i CFD. C'è il classico messaggio, l'80%, 70, 80, 90, dipende poi dal broker, dei trader non professionali, perché qua dobbiamo mettere non professionali, perde, è in perdita. E io mi sono segnato in realtà oggi 5 punti con cui possiamo discuterne con te. Quindi Del sono perché questo 5. avviene. Sì, me ne sono segnati 5, per il momento 5. Ce ne sarebbero di più in realtà, però i più grandi sono 5, secondo me. Ok. Allora, il primo punto è, secondo me, è una cosa che non tutti riescono a capire al primo approccio con il trading, è che il mercato non è governato dalle leggi. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che quando andiamo a fare trading sui mercati, molto spesso la gente si approccia con l'analisi tecnica classica da libro, dei video su YouTube, degli articoli in giro, dove c'è scritto la media mobile, il prezzo, una volta che il prezzo tocca la media mobile sale o scende, una volta che il prezzo forma un doppio massimo scende, una volta che il prezzo forma un doppio minimo sale e così via. Tutte le classiche regole dell'analisi tecnica classica, che a mio avviso non funzionano, e ti spiego anche il perché. Mi sono Ho intanto letto. posizionato scusami se ti interrompo, sul titolo ENI, di cui parleremo più avanti e che ad esempio presenta un doppio se non triplo minimo, quello di marzo, quello di inizio ottobre e poi quello più ritestato più volte nelle ultime sedute. Scusami, ti ho interrotto. Sì, no, dicevo che mi voglio rifare un attimo a un libro che ho letto di recente di Taleb. Taleb, non so se lo conoscete, molti lo conoscono nell'ambito trading perché è un filosofo statistico, trader, che è molto interessante da leggere, te lo consiglio, come i suoi libri, Il Cigno Nero, Giocati dal Caso, Antifragili, sono molto interessanti per qualsiasi ambito della vita. E lui fa un esempio e dice perché le leggi non esistono nel mercato? Non esistono perché se esistesse una legge che dicesse che il lunedì le azioni, adesso la riformulo un pochino, il lunedì l'azione X sale, il prezzo dell'azione X sale, è chiaro che tutti i trader allora andrebbero a comprare l'azione X venerdì. Perché, per logica, se tu la compri venerdì e lunedì ti sale, tu la riesci a rivendere lunedì,
a fare un profitto, è chiaro. Ma siccome tutti i traders poi sanno che tutti vanno a comprarsi questa azione il venerdì perché si aspettano che lunedì salga, ecco che allora il prezzo dell'azione salirà il venerdì, non più lunedì. È chiaro perché la comprano tutti, allora lunedì l'azione sale. E questo che cosa innesca? Innesca il meccanismo che allora tutti i traders, siccome sanno che il mercato è governato dalla legge, che lunedì l'azione X sale, compreranno il venerdì, allora l'azione X salirà, ma allora tutti non compreranno più il venerdì, compreranno giovedì perché sanno che l'azione X salirà il venerdì per questo meccanismo e così a ritroso fino ad andare a lunedì sostanzialmente. Ed ecco Ok, sì. che questa possiamo dire analogia che ho preso da Taleb, possiamo metterla anche, possiamo rifarci un attimo anche all'analisi tecnica classica. Quindi se io so che, supponiamo, il Nasdaq mi va a formare un doppio massimo a 11.000, se questa fosse una tecnica, una legge, scusa, se il doppio massimo fosse una legge che mi dice che quando il prezzo fa un doppio massimo, allora al secondo massimo deve scendere. È chiaro che non può funzionare, perché se il Nasdaq mi fa un secondo massimo 11.000 e la legge mi dice che 11.000 tu devi vendere perché il prezzo scende, è chiaro che 11.000 non ci saranno compratori disposti a comprare, perché tutti sanno che il prezzo scenderà. E allora cosa faranno i venditori? I venditori venderanno. Anzi, i compratori venderanno la propria posizione a 10.999 perché a 11.000 non ci saranno compratori. Ma per lo stesso meccanismo che abbiamo visto prima, anche a 10.999 non ci saranno compratori. E quindi ecco che il mercato non può funzionare secondo queste leggi e il prezzo torna ad essere stocastico, quindi casuale. È un ragionamento un po' forse inizialmente difficile da fare, però se poi lo ragioni a fondo e lo riesci a capire, effettivamente ha un senso logico. Ed ecco perché secondo me l'analisi tecnica classica di per sé, quindi quella che vende sui doppi massimi, quella che compra sui doppi minimi, al toccare di una media compra, al toccare dell'altra vende, solamente quella non basta per essere un trader nel mercato. E molti purtroppo iniziano a fare trading in questo modo, prendendo per leggi quelli che sono i doppi massimi, i doppi minimi, le figure di mercato, ed ecco che perdono, alla lunga perdono. Ed Beh, ecco un primo errore, secondo me, che si fa sui mercati. no, ma come il ragionamento comunque credo sia semplice, insomma, di non farsi troppo, di non dare incondizionatamente, non affidarsi incondizionatamente a determinate indicazioni che può dare appunto l'analisi tecnica, come c'è, cioè, l'esempio del doppio massimo e del doppio minimo, direi che è Esatto. piuttosto chiaro, insomma, è piuttosto lampante e ci aiuta a approfondire questo aspetto. Un altro aspetto immagino che Sì, rientra nei. che a volte dico funziona questa Sì. cosa qui, perché a volte i doppi massimi vengono rispettati, i doppi minimi anche, ma non sempre, non è da prendersi come legge fissa. È quello che fa la differenza, capito? Secondo me. Certo, insomma, vedere un doppio massimo non vuol dire automaticamente, Non non vuol ti dire. condurrà automaticamente a un ribasso e quindi pronti a muoversi di conseguenza. Immagino che questo poi dipenda anche un po' da conoscere quello che si trada, conoscere gli strumenti che si Assolutamente. utilizzano in questo senso. Assolutamente. Infatti, un altro errore che fanno molte persone che si approcciano al trading, perché noi parliamo sempre di trader non professionali, e quando intendiamo questo 80% sono trader non professionali. Un altro errore è quello di approcciarsi allo strumento, all'asset finanziario, in modo uguale al quale si approccierebbero a un altro. Mi spiego. Se tu ti approcci all'euro-dollaro nello stesso modo in cui ti approcci al Nasdaq, piuttosto che nello stesso modo qui ti approccia ad ENI, è chiaro che c'è qualcosa che non va. L'euro-dollaro non si muove come il Nasdaq, la volatilità è diversa, la velocità di prezzo cambia, il modo in cui si muove il prezzo cambia. Le valute tendenzialmente, ad esempio, tendono ad avere un movimento più laterale, no? Ovvero una volta poi salgono, poi scendono, ma comunque l'euro-dollaro, il range, possiamo dire un grande range, si tratta tra 1 e 2, se proprio vogliamo dire il macro range. Giusto per fare l'esempio, il Nasdaq non sta tra un range che va da 0 a 5.000, è chiaro, quindi si muove in una maniera completamente differente dalle valute. Il petrolio ugualmente, il gold ugualmente, e quindi molti che si approcciano commettono l'errore di trattare l'euro-dollaro come se fosse il Nasdaq, quindi utilizzare magari delle tecniche che possono essere anche funzionali e buone.
sull'euro-dollaro, sul Nasdaq, ma sul Nasdaq non funzionano. E allora vedi che lì poi vanno a perdere e poi magari utilizzano anche la leva, perché poi qua è un altro punto, ci concentreremo dopo. Utilizzano la leva e chiaramente queste tecniche che utilizzano sull'euro-dollaro non funzionano e vanno a perdere capitali, vanno a bruciarsi il conto, come si dice, no? Chiaro, peraltro ti interrompo per pochi secondi perché c'è un amico che ci scrive, l'esperto mi sembra, si firma Passerotto, complimenti per la scelta, dice l'esperto è un po' inesperto, Matteo può sembrare insomma così a prima vista giovane, ma lo è in realtà, adesso non ho idea di quanti anni hai, però di Sì, sicuro assolutamente. non ne hai Non ho 50-60, però 50. esatto, però insomma considerate anche questa cosa, diciamo che la maturità si acquisisce credo attraverso la condivisione attraverso l'esperienza che si fa anche attraverso il confronto con altre persone e Matteo fa parte della comunità OG Trading, Only Gain Trading, che organizza e si rivolge in qualche modo a trader esperti al primo approccio attraverso webinar, attraverso, adesso qui mi correggerai tu, insomma, se dico qualche Sì, ma non inesattezza, solo. Non... diversi corsi, insomma, anche per chi comincia e quindi qui non si tratta di essere inesperti guardando la giovane età, si tratta di condividere esperienze che possono essere utili a me che ho 40 anni, a Matteo che magari ne ha 30 e a Passerotto che magari ne ha 60, 70, insomma. Ma guarda, ti dirò, alla fine noi abbiamo fatto dei coaching anche a persone che tradano da 20 anni e nel nostro team... Perché noi abbiamo un team, non sono solamente io Holy Gain, abbiamo tutto un team dietro, abbiamo una persona, un sociologo che si occupa di finanza comportamentale e non è che ha 20 anni, cioè ha la sua età, nel senso che è adulto, fatto e formato, con figli. Si occupa di portare il trading in un percorso di finanza comportamentale anche a livello di psicologia del trader sostanzialmente, per farlo migliorare. Abbiamo trader che hanno esperienza ventennale, trentennale e che vivono di trading nei mercati, quindi non sono solamente io che adesso mi vedi, che chiaramente ho 24 anni, però non sono solamente io Only Gain. Siamo un team che si rivolge a una community sia base, quindi neofita, che esperta. Quindi anche questo messaggio lo volevo far passare, Only Gain, non sono Matteo Talarico, ma è un team che c'è dietro. Anche di più esperti nel settore. E Però, queste cose che ti sto dicendo, io sì. le ho sostanzialmente in realtà elaborate tramite con il mio team. Non sono cose che vengono propriamente da me, Però vedo che chiaramente. comunque l'amico è uno che segue il mercato e che forse segue anche OG Trading, perché comunque individua anche lui gli errori fatali e vedo che siete allineati in qualche modo, nel senso che tu prima hai accennato alla leva e lui dice uso inconsapevole della leva, senz'altro è uno degli errori che si commettono, così come un money management sbagliato. Spieghiamo di che cosa si tratta quando si parla di money management sbagliato o comunque di money management. Punto. Sì, allora, poi qua il money management lo colleghiamo, è correlato alla leva, no? Perché tu puoi avere la miglior strategia del mondo, ovvero puoi fare 10 trades, di cui 9 vanno in profitto, ma uno in perdita, ma tu puoi bruciarti il conto, può essere fallimentare lo stesso. Se non sai utilizzare un corretto money management, una corretta leva, se tu in quell'unico trade che ti va male, ti vai a perdere, ad esempio, 200 punti sul Nasdaq con una leva 10, mentre gli altri trade 9 che hai fatto profittevoli li hai fatti con una leva 1 e magari ti sei preso 10-15 punti, ecco che allora capisci che la tua strategia, che può essere fortissima, non ha un senso logico. Quindi anche avere un corretto money management è fondamentale sia perché si approccia, ma anche perché è più esperto. Perché anche chi è più esperto nel trading molte volte sbaglia ad avere un money management e utilizzare le leve troppo alte. Quindi questo è un errore che non fanno solamente i neofiti. Perfetto, perfetto, ma curiosità mia, Matteo, sono errori da cui si riesce a imparare commettendoli oppure, diciamo così, sono errori che sicuramente un trader non professionista, diciamo così, può imbattersi e allora cerchiamo di fare in modo che si imbatta in meno situazioni di questo tipo in modo tale da riuscire, insomma, in qualche modo a avviare la propria attività e le proprie operazioni, riducendo il rischio il più possibile, diciamo così.
Allora, sicuramente una persona che si approccia in maniera autonoma, ma anche chi è un pochino più esperto, corre sempre nell'errore di utilizzare una leva alta. Ed è per questo che noi nel team abbiamo dentro un sociologo che si occupa proprio di finanza comportamentale, che ti va ad aiutare a questo, ti va ad aiutare a essere meno avido, a volere meno comunque da un certo punto di vista, a non volere il tutto subito, no? E ti aiuta anche comunque una volta che hai due trade, tre trade magari in perdita, a non fare il quarto trade con una leva più alta andando a rischiare più capitale. L'aspetto psicologico è un aspetto che conta tantissimo nel trading, quindi la parte di formazione, come dicevamo prima, analisi tecnica, quant'altro, va bene, ci sta, ma la parte psicologica svolge un ruolo enorme nel trading. Penso che sono d'accordo anche Passerotto e gli altri amici che sono trader più esperti di me nei mercati. Parlavi di aspetto psicologico, spesso mi viene in mente quando mio papà mi insegnava a giocare a poker, diceva guarda che qua insomma è più che la bravura di riconoscere le varie scale, qua è soprattutto una questione di testa, però lì insomma c'è il bluff e quindi non stiamo parlando di una partita a carte, però Però sa evidentemente. anche il saper gestire le proprie puntate, quando puntare di più, quando puntare di meno Certo. nel poker, no? È più o meno, non dico che è la stessa cosa perché direi che il trading è scommessa, però il concetto di money management è quello alla fine. A proposito di appunto aspetto psicologico, leva alta, mi viene a pensare anche che c'è un aspetto di non so se chiamarla super confidenza o comunque estrema fiducia del fatto che vedi magari una prima operazione che va a buon fine e allora sei pronto ad alzare l'asticella, oppure magari proprio nel momento in cui decidi di riprenderti da una sessione, diciamo che ti è andata male, allora non so, perdo 10, ecco che voglio subito riconquistare quei 10 e magari provare a aggiungerci qualche soldo in più, insomma, cercare subito di recuperare Sì, il sì. tempo Quello perduto, tempo, il che soldo tu dicevi si perduto. chiama overconfidence bias, no? Qua Overconfidence bias, ok. ne abbiamo parlato prima della diretta proprio con Franco, il nostro sociologo, e ne parlavamo appunto di questo fattore qui, quanto e perché è importante nel trading. Sostanzialmente una persona che magari si approccia al trading, ma inizia chiaramente con una demo, no? Perché deve imparare le strategie, le tecniche. Anche chi fa magari un corso come può essere il nostro corso o un corso di qualsiasi altra persona, si approccia con delle demo. Chi si approccia al real è fuori di testa, perché chiaramente se non sai neanche leggere i contratti, ti approcci con soldi reali sul mercato, c'è un problema di fondo. Però chi si approccia con un conto demo, magari cosa fa? Tiene questo conto per un mese, neanche, in realtà alcuni anche 2 settimane. Dopo 2 settimane vedono che questo conto va bene, quindi fanno profitti, le tecniche funzionano, ma non tengono conto del fatto che il fatto di andare bene può essere fortuna, perché la fortuna esiste anche nel trading, no? Quindi può essere che tu hai fatto 2 settimane, 1 mese di pura fortuna. Quindi cosa succede? Che no, può essere, capita, Sì, chi si approccia no, capita, era un chi si sorriso approccia. amaro, diciamo. Sì, no, chi si approccia capita, è così. E quindi cosa succede? Che tu hai talmente tanta confidenza e stima nelle tue tecniche che ti credi invincibile, quindi vai nel conto real, ma a questo punto cosa fai? Alzi le leve. Perché? Perché dici, cavolo, ho fatto con un conto demo X soldi, ne voglio fare X alla seconda sul conto real, perché so che queste tecniche funzionano, allora alzo la leva. Ecco che magari dopo i primi 2 trade sbagliati a leva alta, perdono completamente. Ed ecco perché l'overconfidence bias è un altro dei 5 punti che abbiamo messo, per cui l'80% dei trader perde. Non esistono leggi, questa è la prima, diciamo così, il primo errore fatale per i trader, conoscere i propri strumenti, conoscere quello che si trada, è l'altro punto focale che può indurre all'errore, c'è la poca, la scarsa conoscenza dei CFD, ad esempio, insomma, degli strumenti con cui si svolgono le operazioni, il money management, l'overconfidence buyer, siamo già alla quinta, ma forse Bias. volevi chiudere il ragionamento sull'overconfidence buyer. Allora, sull'overconfidence bias sarebbe la distorsione della confidenza, quindi sostanzialmente tu vai a credere di essere più confidence col mercato di quanto tu sei realmente. E poi qua in realtà ci colleghiamo al quinto punto a cui possiamo direttamente arrivare, che è l'avidità, no? Nel trading, anche questo comunque è un fattore molto psicologico, per questo dico che è fondamentale, secondo me, quando vai a fare un percorso, anche una figura sociologica che ti accompagna,
nel tuo percorso trading. Noi non è che forniamo solamente un corso, noi forniamo il corso e poi tutto il percorso che c'è dietro, con professionisti del settore in ambito trading e professionisti del settore in ambito anche sociologico e psicologico. Quindi, per ricollegarci al quinto punto, è l'avidità. E qui ci L'avidità. vorrebbe una citazione di Al Pacino che nel film L'Avvocato del Diavolo, nei panni di Satana, dice: avidità, decisamente il peccato capitale, il mio peccato capitale preferito. E poi titoli di coda per chi ha visto il film, ovviamente. Scusa questa Vero. digressione, Matteo. No, è vero, perché cosa vuol dire? Perché l'avidità? Perché tutti nel trading vogliono guadagnare sempre di più. Quindi quando tu apri una posizione, sostanzialmente, supponiamo su Eni, visto che accennavi prima Eni, Sì. apri una posizione su Eni. Io non lo farei mai personalmente perché non mi piace il titolo, però queste sono altre cose, sono altri discorsi. Apri una posizione su Eni, supponiamo a 7, ok? Sì. Allora cosa fai? La tieni nel portafoglio, tu hai un obiettivo magari di breve termine, quindi magari hai usato anche la marginazione, no? Su Eni, e quindi vuol dire che sei a leva sul titolo. Tu stai tradando con più capitale rispetto a quello che ne hai a disposizione, quindi tu vai ad amplificare le perdite e i guadagni di conseguenza. Cosa succede? Che se tu hai un target magari di 7,5 sul titolo e ti tieni Eni, visto che dici ok, ora il prezzo l'ho comprato a 7, è arrivato a 7,5, è arrivato a target, però guarda, secondo me continua a salire e voglio guadagnare ancora di più. Stai guadagnando 500 euro, ne vuoi guadagnare 1000, 2000, 3000. E allora ti tieni il titolo aperto perché dici, la posizione aperta perché dici, cavolo, io voglio guadagnare più soldi adesso con Eni. Sta salendo, secondo me continua a salire perché adesso sta salendo, perché sto guadagnando. Ed ecco che magicamente il titolo Eni ti torna a 6,5. Ed ecco che tu ti vai a bruciare i tuoi guadagni e addirittura vai a subire una perdita sul capitale. Ecco cosa vuol dire avidità. Ecco perché l'errore dell'avidità. L'errore sostanzialmente sta nel non chiudere quando si è in guadagno, quando ci si è prefissati un target, e a volte chiudere anche troppo presto, perché anche questo è un errore. Anche il fare pochi guadagni comunque è un errore, perché quando Eni tu hai un target ad esempio 7,5, la compri a 7 e ti va a 7,1, tu è vero che hai avuto un guadagno piccolo, però l'hai avuto, magari 100 euro supponiamo, però non sei stato nelle regole di quelle che ti sei dato nella tua strategia. Ed ecco che magari al trade che fai successivamente, il trade dopo, avendo che hai un rischio di rendimento più alto, ti vai in perdita e magari hai un loss di 200. E quindi ecco che il tuo guadagno di 100 poteva essere un guadagno di 500, hai avuto un guadagno solo di 100, ma con il trade successivo hai avuto un loss di 200. Capisci che alla fine dell'operazione tu dici, se avessi seguito la tecnica sarei a più 300, non l'ho seguita, sono a meno 100. Ecco perché è l'avidità da questo punto di vista. E l'avidità sta anche, poi concludo, nel non chiudere le posizioni quando sono in perdita, ma nell'incrementarle e fare le cosiddette martingale, che sono il male del trading dal mio punto di vista. Cosa succede? Che quando una persona magari va sempre su Eni con marginazione, noi non stiamo parlando adesso di lungo periodo, stiamo parlando di trade multi-day, intraday. Sì. Comunque abbastanza brevi con l'uso della leva, chiaramente. È chiaro che se tu compri Eni a 7 e poi ti metti un limite di perdita intorno ai 6,5 e dici ok, 6,5 io mi chiudo la posizione. È chiaro che se poi a 6,5 non te la chiudi, tu stai prendendo 500 euro e dici vabbè, tanto adesso recupera, magari la incremento, la incrementi ed ecco che magari Eni ti va a 5,5 e incrementandolo magari ti stai prendendo 1.500 euro, ma non la chiudi ancora perché lì dici cavolo, adesso però deve salire, vado più pesante, utilizzo la leva, incremento la posizione. Ed ecco che magari il titolo ti va a 5 ed ecco che ti sei fumato, diciamo, non il capitale perché magari non ti sei bruciato il conto, però una bella parte del tuo capitale in un'operazione che avevi un risk reward che magari era 1 a 2, per dirti guadagnavi 1.000 rischiandone 100. Ed ecco che te ne sei persi magari 3.000-3.500. Ed ecco perché anche il fattore avidità, anche a livello psicologico, è molto importante nel trading. E sarebbe una gran bella fumata, insomma, se ti vai appunto a consumare il patrimonio che hai preso come esempio, ovviamente. Dunque, avidità, overconfidence, buyer, su cui peraltro ci troviamo mostrando appunto il sito di onlygaintrading.it, money management, conoscere la poca conoscenza degli strumenti di trading e il fatto che sostanzialmente non esistono leggi. Questi 5 errori che abbiamo identificato su per
fotografare e per spiegare i motivi del titolo che vedete. Altri amici si sono aggiunti, dicono l'importante è ovviamente cercare di diversificare, poi dice tagliare le perdite, far correre i profitti. C'è anche una domanda, peraltro insomma, mi fa piacere che anche da casa stiate interagendo su queste riflessioni, su questo ragionamento. Da casa arriva una domanda e qui poi chiudiamo, Matteo, Sì. poi insomma se vuoi dare una chiusa, hai più o meno 4 minuti. Marco ci chiede come comportarsi se oggi e sempre più col passare del tempo i nuovi registi, tra virgolette, sono i computer. Dice qualunque analisi tecnica o fondamentale umana viene vanificata. Poi spiega ancora Matteo, quando dico computer intendo software, algoritmi che in buona sostanza, semplificando molto, fanno tutto loro. Non so se è Sì. riuscito a fotografare Ed ecco Vai! perché il mercato, ed ecco perché le leggi del mercato non funzionano. Quindi tu devi avere una strategia. Poi noi chiaramente abbiamo la nostra strategia. Noi abbiamo studiato con anche degli esperti che fanno trading da parecchi anni, vivono di questo, delle strategie anche a livello statistico che possono funzionare, e noi andiamo a spiegare quelle nel corso. È chiaro che uno che si approccia nei mercati studiando solamente analisi tecnica o solamente analisi fondamentale fa molta fatica. Ed è per questo che bisogna fare un percorso che non è solamente di analisi, ma anche a livello psicologico. Questa Comunque, sì. se posso, Franco, invito tutte le persone. Noi stasera teniamo un webinar, questa sera alle 21:30. Sul sito c'è anche il link per registrarsi. Chi vuole approfondire questi argomenti, questa sera noi li approfondiremo tranquillamente in un webinar gratuito. Poi ci presenterai prima o poi, evidentemente, il vostro sociologo Franco, che è venuto più volte durante la nostra conversazione. Lo dico con un sorriso, magari identifichiamo anche Assolutamente. qualche nuovo peccato capitale che in qualche modo si può andare a intrecciare con gli errori che si possono commettere attraverso il trading. Oggi trading.it, Matteo Talarico, grazie per questa riflessione, questo approfondimento. Ci sentiamo presto. Oggi trading.it per seguire più da vicino le attività di Matteo e dei suoi colleghi, diciamo così, insomma, della community appunto a cui partecipa e a cui appartiene Matteo Talarico. A presto e buon lavoro. Grazie a te, ciao Giacomo. Ultimi 30 minuti di diretta, tra poco dopo la pubblicità, con Pietro Riglia, pronti per ricollegarci a quanto accade sui mercati e quindi aspettiamo le vostre domande.